Frederick, Colorado, è un complesso residenziale di circa 3.000 abitanti, poco distante da Denver. Abitazioni simili, rivestimenti in legno, ampie e funzionali. Aria buona, siamo in leggera altura, caldo torrido d'estate e freddo secco d'inverno. Inevitabilmente, e lo sa bene chi scrive, all'occhio europeo non può che apparire uno spazio strappato al deserto, su cui il deserto in qualche maniera rivendica i suoi diritti. Si ha l'impressione quindi di una piccola cittadina, popolata, certo, ma in qualche misura disanimata. Il 13 agosto del 2018, alle ore 1:48 antimeridiane, una telecamera posta all'ingresso di una di queste abitazioni riprende una giovane donna che sta rientrando a casa, visibilmente affaticata, dopo un viaggio di lavoro di qualche giorno in Arizona. Sullo sfondo, un'automobile che se ne va. Appartiene ad una vicina di casa, Nicole Atkinson, che l'ha riaccompagnata. Lei, la donna che ora attraversa il portico di casa, è Shanann Ruzcek, madre di due bimbe, Celeste, detta Sisi, e Bella, rispettivamente di 5 e 3 anni. Sono due belle bimbe bionde, molto vivaci come tipico di quell'età. Sarà quella telecamera, all'1:48 antimeridiane del 13 agosto 2018, a fornirci l'ultima immagine di Shanann Ruzcek viva. Shanann lavora da casa, per conto di un'azienda di multilevel marketing, la Level. Una relazione fallita alle spalle, una bancarotta qualche anno prima, cui cerca di rimediare con questo lavoro di vendita diretta che la obbliga, ma pare la diverta, a passare molto tempo online, esponendosi in prima persona sui social e cantando le lodi dei prodotti che propone. Pare essere a suo agio, Shanann. Fornisce di sé un'impressione di positività vincente, allegra. Forse un occhio smaliziato potrebbe cogliere un'impressione di gaiezza nervosa, eccessiva, a tratti fastidiosa. Ma questo non ci riguarda in nessun modo. Ha un marito, Shanann, conosciuto 8 anni prima online, che l'ha sostenuta in un momento di estrema difficoltà personale, un giovane uomo di 33 anni che lavora come operaio presso un'importante azienda petrolifera. Con ogni probabilità è lui che garantisce entrate costanti in famiglia, anche se Shanann si occupa dell'amministrazione, come spesso succede tra coniugi. L'indomani, di mattina presto, tra le 5 e le 5:30, Chris Watts, questo è il nome del marito, si alza, come sempre, per andare al lavoro. È un tipo cordiale, Chris, molto riservato. Da un po' di tempo si prende cura del suo corpo facendo ginnastica ed ha perso molti chili rispetto a quando si sposò. Adesso è decisamente in forma, con i muscoli ben delineati, un bel ragazzo. Una bella e giovane coppia con due bellissime bambine, come mostrano parecchie foto reperibili online. Alle ore 9:30 del mattino, Nicole Atkinson, ve la ricordate, l'amica e vicina di casa, chiama ripetutamente e inutilmente Shanann al cellulare. Si preoccupa per due ragioni, sia perché la sua amica, per lavoro e per diletto, è sempre reperibile, ma soprattutto perché quella mattina aveva un appuntamento per una visita medica, dal ginecologo. Sì, perché Shanann è incinta di 15 settimane, è un maschio ed hanno già scelto anche il nome. Si chiamerà Nico. Nicole bussa alla porta, che è chiusa. Nessun rumore dall'interno. La chiama a gran voce, nessuna risposta. Verso mezzogiorno, allerta la polizia ed anche Chris, che si trova al lavoro. Sopraggiunge un agente che verifica l'integrità esterna della casa, non riscontrando alcun segno di effrazione e constatando lo stesso silenzio. Chris lascia il lavoro e rientra a casa. Si presenta all'agente che gli chiede il consenso ad ispezionare sommariamente la casa. L'auto di Shanann, una Lexus, è parcheggiata nel garage con entrambi i sedili per le bambine posizionati sul retro. Scriverà l'agente nel suo rapporto di servizio: nessuno è stato trovato in casa. Chris ha acconsentito all'ispezione dell'intera abitazione. Abbiamo trovato il cellulare di Shanann, il portafoglio con le carte di credito e alcune medicazioni necessarie per sé e le bambine.
Ad un certo punto, Chris esce dalla camera matrimoniale allungando, in maniera curiosa e un pochino teatrale, il braccio verso Nicole e la gente. Ha in mano la fede nuziale di Shanann, l'ha ritrovata tra i cuscini. Dal cellulare di Shanann non è stata fatta alcuna telefonata e nessun messaggio è stato inviato quella mattina. Chris racconta che verso le 5 del mattino si era svegliato come di consueto per andare al lavoro ed aveva parlato brevemente con la moglie circa la loro prossima separazione, in maniera naturalmente intensa, ma civile. Il loro matrimonio, evidentemente, attraversava una fase di crisi di cui Shanann aveva avuto molte prove negli ultimi tempi, non ultima la reazione tiepida di lui all'annuncio della gravidanza. Tiepida e subito poi del tutto falsamente gioiosa, come potrebbe interpretarla un attore di pessimo livello. Aggiunge che Shanann gli ha detto che l'indomani sarebbe andata, con le bambine, a trovare un amico, ma non sa indicare quale amico. Il detective capo, Baumhofer, chiamato sul posto dalla gente, non trova nulla di suggestivo in questa grande casa, arredata in maniera infantile, che comunica un'impressione generale di set cinematografico. Tutto in ordine, pulito, nessun segno che lasci intendere colluttazioni, rapina, spargimento di sangue. Il comportamento di Chris, dice la gente, è collaborativo, ma non mostra nessuna particolare angoscia. Si muove parecchio, Chris, e non sostiene lo sguardo, se non brevemente, del detective, dell'agente, di Nicole Atkinson e di un vicino molto importante, perché rivela agli inquirenti di avere una telecamera posizionata in modo che si possa vedere l'ingresso del garage di casa Watts. Effettivamente, la telecamera del vicino ha ripreso, alle 5:27, Chris intento a caricare il furgone con gli strumenti di lavoro. Dopo aver visionato insieme agli agenti le immagini, Chris si allontana ed è in questa occasione che Nathaniel, così si chiama il vicino, sussurra alla gente. Si sta comportando in maniera strana, non è come al solito. La gente minimizza, ricordando a Nathaniel quanto possa essere angosciante apprendere che la propria famiglia è scomparsa nel nulla. In un'altra occasione, Chris riferirà al detective Baumhofer che Shanann aveva passato le notti precedenti presso i propri genitori, che vivono in North Carolina, e che lui l'aveva raggiunta l'ultima settimana, avvedendosi definitivamente che il loro rapporto era giunto alla fine, che l'amore era passato, che lui, in definitiva, non era più lì con lei. Chi ama osservare il comportamento non verbale delle persone troverà online ampia documentazione video che conferma quanto riferito. Baumhofer chiede se Shanann avesse un amante. La risposta di Chris fu che era ben possibile che avesse un amante. Alla domanda se lui avesse un amante, rispose che no, che lui non faceva cose di questo genere, e lo disse abbassando leggermente la voce. In seguito, altre amiche, almeno due, di Shanann, testimonieranno in sede di indagine che ella si era resa conto del progressivo allontanamento del marito, che aveva cominciato a non baciarla più, a manifestare fastidio nei suoi confronti ed inoltre non desiderava più il bimbo che la moglie portava in grembo e per cui avevano già scelto il nome, Nico. Shanann annullerà il party, cosiddetto gender reveal party, un'usanza americana che ha preso piede in questi ultimi anni. D'altra parte, però, Chris viene descritto come un padre affettuoso e presente con le bambine. È vero infatti che il profilo Facebook di Chris contiene molte fotografie di vita familiare felice, dichiarazioni d'amore per la moglie e per le figliole. Profilo Facebook che però Chris ha recentemente cancellato per prendersi una pausa dal mondo impegnativo dei social media che così spesso dà una sorta di sfiancante dipendenza. Il giorno della scomparsa trascorre come ognuno può immaginare. Ricerche nel circondario, in case ancora in costruzione, nel cantiere di un'impresa edile, brevi interviste ai proprietari delle abitazioni limitrofe, ospedali, hotel, senza però acquisire nessuna informazione utile alle indagini. Verso sera, i nomi di Shanann, Celeste e Bella verranno inseriti nel registro delle persone scomparse del Colorado ed automaticamente
segnalati al National Crime Information Center dell'FBI. Il giorno dopo, fin dal primo mattino, i giornalisti si assiepano davanti al portico di casa Watts e raccolgono l'appello di Chris, che narra brevemente della scomparsa e, testualmente, si dice speranzoso che la moglie e le figlie si trovino in un posto sicuro e che, se così non fosse, le rivuole immediatamente a casa. Racconta di una notte drammatica, passata insonne, con le luci accese, solo, figurandosi continuamente le figlie a corrergli incontro. «Le mie figlie sono la mia vita. Quei sorrisi illuminano i miei giorni. Mi manca coccolarle sul divano, dar loro la buonanotte. La notte scorsa è stata insopportabile. Sì, quando mia moglie rincasò 2 notti fa abbiamo avuto una conversazione dolorosa circa la nostra separazione, ma infine lasciamo cadere l'argomento». Il giornalista lo invita a rivolgersi direttamente alla moglie e alle figlie e lui risponde, guardando dritto in camera, con le braccia ben serrate attorno allo stomaco. «Shannon, Bella, Celeste, se siete da qualche parte, tornate. Questa casa è vuota senza di voi. E se qualcuno le tiene prigioniere, per favore, le liberi». Nel primo pomeriggio arriva l'unità cinofila. Si tratta di 2 cani con abilità diverse, uno in grado di rilevare tracce di cadavere ed un altro capace di condurre ricerche partendo dall'odore personale di cui oggetti come scarpe e vestiti sono sottilmente impregnati. La gente nota un forte odore di prodotti per la pulizia della casa e tracce evidenti di aspirapolvere sul tappeto. Il televisore è acceso, sintonizzato su un programma sportivo. Affinché i cani possano condurre le loro ricerche in maniera proficua, è necessario che i capi d'abbigliamento, le scarpe e le lenzuola non siano stati recentemente toccati da nessuno. Lo si spiega a Chris, che pare però ostruire la ricerca affermando di aver in un modo o nell'altro toccato quegli oggetti. Aggiunge di aver fatto il bucato e rifatto i letti delle bimbe. La ricerca, comunque, inizia lo stesso, stanza per stanza, oggetto per oggetto, anche nel seminterrato. I cani paiono mostrare un certo interesse per le coperte del letto matrimoniale e nei confronti di un letto provvisorio posto nel seminterrato, ma, come riferisce la gente, non danno il segno decisivo per cui sono stati addestrati. Nulla di significativo, dunque, nemmeno nel garage e neanche sul pick-up da lavoro di Chris, nel cui abitacolo e cassone, però, per qualche motivo, non sono stati condotti. C'è un altro cane in questa storia, Dieter, il cagnolino di casa Watts. Lo si vede abbaiare forsennatamente in un video tratto dalla body cam della gente durante la prima ispezione. Non so a quale razza appartenga, se ne abbia una o sia un meticcio. Non mi intendo di cani, forse potrete dirmelo voi, ma di lui parleremo ancora, più tardi. Sandra Rutschek, la madre di Shannon, che sentiva la figlia via cellulare o via Skype ogni giorno e che d'altra parte aveva avuto ospiti la figlia e le nipoti per ben 6 settimane, ricordate? Shannon ha passato le ultime 6 settimane della sua esistenza terrena in North Carolina con i suoi genitori e le figlie. Chris le ha raggiunte l'ultima settimana e tutti, ma specialmente la madre, hanno avuto modo di constatare quanto il genero fosse assente e scostante. Sandra si dirà sicura che il genero sia, a qualche titolo, coinvolto nella scomparsa. Il padre di Chris, Ronnie, prende un aereo e raggiunge il figlio in Colorado. Sarà un agente di polizia ad accompagnarlo in un hotel nei paraggi. Ma ora, noi ce lo possiamo permettere, facciamo un salto indietro nel tempo, solo di qualche giorno, per ora, e conosciamo Taylor, la babysitter che occasionalmente si occupava di Celeste Bella. Taylor è una giovane donna in buoni rapporti con Shannon e l'8 agosto del 2018, via WhatsApp, avranno una breve conversazione in cui Shannon si dirà disperata perché Chris le ha detto che non sono più compatibili. Ha rifiutato di abbracciarla e che rifiuta la terapia di coppia. In passato aveva regalato a Chris un libro di counseling di coppia
che sarà in seguito ritrovato nel bidone della spazzatura in garage, luogo peraltro adatto a certi libri, insieme al caminetto. Che cosa sarà mai cambiato in 6 settimane? Si chiede Taylor, e Shanann racconta che Chris le ha detto di aver avuto modo di pensare molto in quelle 5 settimane. Facciamo ora un altro salto indietro nel tempo, stavolta un poco più lungo, di 2 o 3 mesi. Chris conosce una collega di lavoro, una geologa trentenne, di nome Nicole Kessinger. Si scambiano email di lavoro, si conoscono, nasce un'intensa passione. Chris le dice che il suo matrimonio è finito e che le pratiche per il divorzio sono avviate. Non indossa la fede nuziale. Cominciano a frequentarsi assiduamente, per quanto possibile, poco più di un mese prima della scomparsa di Shanann e le piccole. Nicole non è particolarmente avvenente, ma è libera, e questo contribuisce senz'altro ad ammantarla di desiderabilità, in particolare agli occhi di un uomo confinato, forse da molto tempo, in un matrimonio nel quale non si riconosce più, o forse non si è riconosciuto mai. Chris le chiede di cercare per sé e le figlie un appartamento confortevole. A Nicole, questo giovane uomo pare attraente, di maniere delicate, uno in grado di ascoltare. Le piace stare con lui. A luglio faranno una breve vacanza insieme. Ma ora, torniamo al 14 agosto. Sono le 20 e Chris si trova presso il distretto di polizia di Frederick, in una stanza con un tavolo e 2 sedie, nessuna finestra, muri bianchi. Il ticchettio dell'orologio a muro scandisce il tempo. Accanto a lui, l'agente Coder dell'FBI, che lo informa di essere stato convocato come persona informata dei fatti, che può andarsene quando vuole e se del caso richiedere assistenza legale. Una pura formalità, insomma. L'agente Graham Coder ha una piacevole voce baritonale, parla lentamente e si scusa in anticipo con Chris se nel corso della ricostruzione degli eventi, che faranno insieme, dirà cose imprecise nei confronti della moglie e delle figlie. Lascerà Watts piena libertà di raccontare la sua versione dei fatti, senza quasi mai interromperlo. Appunta qualche dato su un foglio, ma nulla più. Chris parla volentieri e con precisione racconta quanto vuole che si sappia. Ogni tanto, Coder commenta con un semplice "Ah, ok". Dopo poco più di un'ora, il silenzio cala nella stanza e il ticchettio dell'orologio scandisce quei secondi che paiono fuori dal tempo. Graham Coder parla. In questo genere di casi è bene informarsi su tutti i contatti delle persone scomparse e tenerli bene a mente. Tuttavia, in questo caso, il giorno in cui avete avuto una discussione di coppia molto dolorosa, tua moglie scompare. Da questo puoi comprendere cosa io pensi di te. Prontamente Chris replica. Sì, i miei amici mi hanno detto che gli eventi mi avrebbero messo in cattiva luce, ma semplicemente ciò di cui si parla è qualcosa che non farei mai. Il ticchettio dell'orologio a muro si riappropria della stanza per alcuni secondi. Coder guarda in silenzio Chris. Cosa potrei fare per convincermi che io non potrei mai fare nulla di male a mia moglie e alle mie figlie? Ancora silenzio. Poi, un surreale, bimbesco, prometto di non aver nulla a che fare con tutto ciò. Graham Coder replica, perché dovrei crederti? Perché chiunque mi conosca può dire che sono una persona calma, riflessiva, non abusante. Non ho mai fatto del male alle mie figlie, nemmeno a mia moglie. Chiedi ai miei amici, chiedi agli amici di lei. Sono una persona quieta, non competitiva, non sono quello che alza i toni di una disputa, piuttosto tendo a pacificare gli animi. Ok, sospira Coder.
poligrafo, un sinonimo meno affascinante di macchina della verità, in lingua inglese polygraph, anche detto lie detector, cercatore di menzogne. Funziona sulla base dell'assunto per cui una bugia volontaria modifica, nel momento in cui è pronunciata, una serie di parametri vitali: la pressione sanguigna, il ritmo cardiaco, il ritmo respiratorio e la conduttività elettrica della pelle. Prima di sottoporre l'indagato a questo test, è necessario tararlo sui suoi parametri a riposo. Inoltre, in fase preliminare, gli si chiede di mentire deliberatamente su una domanda concordata. Non può essere portato come prova in giudizio a causa di una consistente percentuale di fallibilità, se non ricordo male del 15-20%. Può tuttavia essere usato dagli investigatori in fase preprocessuale per orientare le indagini, per avere la conferma di un'idea investigativa. Si potrebbe fare qualche considerazione sull'utilità di questo aggeggio nei confronti di un indagato che, a causa di una patologia mentale, non sappia di mentire, come nel delirio, ad esempio. Rientriamo però in quella piccola stanza bianca, densa di silenzio, con un tavolo e due sedie, il ticchettio dell'orologio a muro, Graham Coder e Chris Watts, seduti l'uno di fronte all'altro, a breve distanza, dalla stessa parte del tavolo. Dietro le spalle di Coder una porta, dietro quelle di Watts il muro, bianco. Apprezzo molto che tu mi abbia voluto parlare dei tuoi problemi coniugali. Un altro genere di persona avrebbe potuto rispondere: «Ehi, datevi da fare per ritrovare mia moglie e le mie figlie e dimenticatevi dei miei problemi relazionali». Per cui vorrei che continuassi così. Parlami della tua infedeltà. Non sono mai stato infedele e nemmeno credo lo sia stata lei nei miei confronti. Siamo entrambi persone affidabili. Credo fermamente che se ciascuno di noi avesse avuto un'infatuazione per un'altra persona, ce lo saremmo detti in anticipo ed avremmo trovato un modo per sistemare la cosa. Una parte di me ti crede, ma un'altra parte di me no. Sai, per il mio lavoro vedo un sacco di persone, gente che passa il sabato con l'amante e la domenica con la moglie, e che si credono persone virtuose. Per cui puoi ben immaginare che non ti creda affatto. Qui c'è un investigatore ben preparato, sono io, e ti posso dire che ho visto le tue foto di qualche anno fa e ti vedo adesso di fronte a me. Ti sei messo in ottima forma, e di solito questo è l'atteggiamento di chi vuole un'avventura fuori dal matrimonio. Sì, ho perso parecchi chili, il Thrive all'inizio mi ha aiutato molto, ma poi mi sono messo a mangiare cibi salutari. Che cos'è il Thrive? È un prodotto a base di caffeina ed estratti vegetali che mia moglie vendeva, prevalentemente attraverso Facebook. C'è forse una ragazza là fuori? No. No? Ok. Perché non l'hai seguita nel suo viaggio dai genitori? E li hai raggiunti solo l'ultima settimana? Perché volevo starmene un po' per conto mio, essere me stesso, tornare ad essere me stesso. Con lei sembrava sempre di dover camminare sulle uova, c'era sempre qualcosa di sbagliato. Voglio dire, se non puoi essere te stesso con tua moglie, con chi mai potresti esserlo? Magari per te ciò non ha senso, per me ha senso la successione temporale degli eventi. Chris continuerà per un po' a parlare di un sentimento svanito, di lunghe discussioni con la moglie, se fosse meglio rimanere insieme per le bambine, oppure se per le bambine fosse meglio la separazione, perché l'amore per un coniuge può cessare, ma quello per i propri figli è eterno. E così via, fino a quando Coder dirà: «Cosa devo fare per aiutarti ad uscire da questa stanza come persona non responsabile di quel che è successo?» Sono le 10 di sera del 14 agosto e pare proprio che gli investigatori locali e l'FBI, che in questo genere di situazioni assume la direzione delle indagini, si vadano convincendo che Shanahan, Celeste e Bella non torneranno. Devi fidarti di me quando ti dico che non ho fatto nulla di male alle bambine e alla mia meravigliosa moglie. Tu mi conosci da 2 ore, non so che opinione tu abbia di me,
ma non ho nulla a che vedere con questo atto di pura crudeltà. Le rivoglio a casa, farei qualsiasi cosa per la mia famiglia. Devo riaverle ora. Poi Coder fa scendere la tensione, chiedendogli come sia la loro giornata tipo, sua, della moglie e delle figlie. Chris racconta per filo e per segno di orari di lavatrici, di lavoro, di orari dei pasti, delle merendine per le figlie che tornano dall'asilo verso le 4:30 del pomeriggio, alle 7 a letto, una storiella e buonanotte. Parliamo in maniera più dettagliata del mattino in cui sono scomparse. Se non sbaglio, ti sei alzato alle 4:15, avete avuto quella discussione movimentata e poi sei uscito alle 5:20-5:30. Dove sei andato? Sono andato presso due siti petroliferi, mi occupo di riparazioni, controllo delle pompe, sono uno dei due coordinatori. Ok. Può darsi, voglia Dio impedirlo, che fra 2 settimane noi si sia ancora qui a cercarli. Quindi è importante che tu ricordi presso quale sito ti sei recato per primo, dove si trova, come si raggiunge, e anche del secondo sito, dove si trova, come si raggiunge. Chris fornirà immediatamente e precisamente tutte le indicazioni richieste. Ora dobbiamo parlare di un argomento molto difficile. Le tue figlie, quasi 5 anni l'una e 3 l'altra, sono scomparse. Devi comprendere che tutti gli strumenti che ora stiamo usando perderanno di efficacia man mano che passano i giorni, anche per questioni meteorologiche. Puoi facilmente immaginare che cercheremo nei siti dove hai lavorato quel giorno e anche che io ho la sensazione che ci sia qualcosa che tu non mi abbia detto. Non so cosa, non so perché. Ad ogni modo, vedo che c'è qualcosa che ti fa sentire un pochino a disagio. Devo dire ancora che non credo ad alcune delle cose che mi hai detto. È come se ci fossero due Chris e tu devi aiutarmi a capire quale Chris sei veramente. Quindi, il Chris numero uno non ne può più della moglie. Comincia a domandarsi come potrebbe essere se non avesse moglie e figlie di cui prendersi cura. Passa un po' di tempo da solo e si trova bene. Pensa di affittare un appartamento. Si sveglia la mattina presto, ha oppure non ha una discussione animosa con la moglie, non ha importanza a questo punto, e poi fa qualcosa di orribile. Può essere stato un incidente, ed io credo che lo sia stato. Quale Chris ho davanti a me in questo momento? Chris risponde ripetendo che lui è quello che ama le sue figlie e non farebbe mai nulla di male, e che le rivuole indietro subito, che la mattina della scomparsa non ha allertato le forze dell'ordine dopo aver chiamato inutilmente 2 o 3 volte Shanann, solo perché lui conosce la moglie, si è impegnata con il suo lavoro online, non risponde, è successo infinite volte e non fu per lui motivo di preoccupazione. È dura per me, come padre, parlarti in questo modo. Non perché sia un problema in sé, ma perché sono preoccupato per le tue bambine sotto la tua sorveglianza. Non dovresti preoccupartene, sono stato solo con loro molte volte. Io credo che quella mattina qualcosa non sia andato per il verso giusto, che qualcosa sia sfuggito al controllo. No, è stata una conversazione, non abbiamo alzato la voce. Ti giuro che non c'è stato nulla di fisico. Ok, posso comprendere che questa sera sia stata piuttosto intensa. Come ti senti? Stanco. La notte scorsa ho dormito un paio d'ore. Facciamo così. Se sei d'accordo, facciamo una pausa per questa notte. Credo tu abbia avvertito molta pressione da parte mia, ma non avrei fatto il mio lavoro se non ti avessi torchiato un po'. Penso tu possa riconoscere che l'ho fatto in maniera rispettosa. Ciò che mi auguro è che tu stanotte possa riposare. Ho bisogno di farti molte altre domande domani.
Voglio essere il tuo uomo di riferimento. Per come stanno andando le cose, a parte Ronnie e tua madre, non avrai molte altre persone al tuo fianco. Ecco, io voglio far parte della tua squadra. Non sono il solo a pensare quel che penso. Là fuori c'è un sacco di gente che la pensa come me. Per cui, per qualsiasi cosa, chiamami. Che si tratti del bisogno di urlarmi addosso o di farti un buon pianto liberatorio, io sono qui per te, a qualsiasi ora. Stanotte tu ti metterai a letto, ma il sonno potrebbe tardare a causa dei pensieri che ti gireranno in testa. Come ha potuto accusarmi? Forse dovevo dirgli qualcosa che non gli ho detto? Cosa intendeva esattamente quando ha detto? Ecco, questi sono i più comuni, è del tutto naturale. Quindi, se per te va bene, ci vediamo domattina verso le 11 per continuare. Ah, se dovessi chiamarti di notte, ti prego di rispondermi. Avrei anche bisogno che tu non dormissi a casa tua, perché alcune delle indagini che dobbiamo fare è meglio condurle di notte, per problemi tecnici e anche per non allertare la stampa. Ovviamente non posso impedirtelo, ma sarebbe meglio dormissi altrove. Hai un posto dove dormire? Sì, sono già d'accordo con un paio di amici. Bene, molto bene. Ah, domani dovrai sostenere il test del poligrafo. Chris passerà la notte da un paio di gentili amici, Nick e Amanda Thayer. Casa Watts verrà di nuovo perquisita. Passata alla cosiddetta luce nera, una radiazione ultravioletta che permette di ritrovare tracce biologiche, e al luminol, che rileva tracce di emoglobina, di sangue, emettendo la caratteristica luminescenza blu elettrico che conosciamo. Saranno raccolte tracce di DNA, asportati i computer e gli effetti personali delle scomparse. Arrivato a casa Thayer, Chris dirà che l'interrogatorio è stato molto duro. Sembrava di avere a che fare con tre persone in una. Molte domande, sostanzialmente uguali, venivano continuamente poste in forma leggermente diversa, e che alla fine la gente gli ha detto perfino che ha fatto un buon lavoro. Nick gli dice di aver parlato con un investigatore privato e di aver ottenuto da lui alcuni numeri di telefono di avvocati. Dopodiché, Chris si corica, pensando di potersi recare al lavoro per qualche ora prima dell'appuntamento con Coder. Riceve però, l'indomani, dall'Anadarko Petroleum, l'azienda per cui lavora, un messaggio: non presentarsi al lavoro. È la mattina del 15 agosto 2018, il terzo giorno dalla scomparsa. L'Anadarko Petroleum è una delle società di estrazione e raffinazione di petrolio e gas più grandi al mondo. Per quanto ci interessa, possiede immensi siti di estrazione di petrolio grezzo in Colorado. Racconta Luke Apple, il diretto superiore di Chris, che vi sono innumerevoli cisterne. Le più recenti sono orizzontali, quelle vecchie e in via di progressiva dismissione invece sono verticali. I siti che racchiudono queste vecchie cisterne non possiedono telecamere e non registrano dati d'accesso tramite badge. Ci sono semplici cancelli, chiusi con un lucchetto. Quando Chris entrerà per la seconda volta in 2 giorni in quella stanza bianca, senza finestre, con un orologio a muro, l'agente speciale dell'FBI Coder gli presenterà una collega, impiegata presso il distretto di polizia di Denver, specializzata nella somministrazione dei test al poligrafo, il rivelatore di menzogne. Si chiama Tammy Lee, una donna gentile, forse un pochino più sbrigativa nei modi rispetto a Coder. Nessuna divisa, jeans e un cardigan di cotone. Chissà se Tammy si chiede ogni tanto se a volte le cose non sono come sembrano. Chissà se pensa mai a quel 15-20% di fallibilità del poligrafo. Non in generale, dico, ma quando ha davanti un indagato, una persona con un vissuto psichico unico, una persona che, per quanto dissimuli, è terrorizzata. E anche Graham Coder, chissà se ogni tanto, quando non lavora, pensa che talvolta le cose non sono come sembrano. Forse sì, come tutti noi, ma senza pensarci troppo. Chi arriva in quella stanza bianca non è una persona presa a capriccio, è un individuo sul quale si appuntano i sospetti dell'intero corpo investigativo. Ce
centinaia di ore di indagine che hanno tenuto occupate decine di persone. Non si arriva mai in quella stanza per caso o per lo scherzo di un destino maligno, anzi, quasi mai. E poi, anche in quella stanza, i diritti costituzionali sono garantiti. Ad esempio, Chris avrebbe potuto richiedere immediatamente assistenza legale, ma non l'ha fatto per ragioni che ignoriamo. Non si trova in stato di arresto, può ancora alzarsi e lasciare quell'angosciante stanzetta. Chris è giuridicamente una semplice persona informata dei fatti e in questo caso non c'è bisogno di alcun avvocato. Bastano le tracce audio-video integre a mostrare che nessun tipo di abuso è stato commesso dagli investigatori. Ma, dal punto di vista sostanziale, da convincimento di Coder e prima del detective Baumhofer e oggi di Tammy Lee, Chris è l'uomo che vogliono, lui e nessun altro. Tammy ha un computer davanti. Pone alcuni sensori sul corpo di Chris e concordano una domanda alla quale lui dovrà rispondere mentendo. Il test di prova pare soddisfare molto Tammy, che, non senza un poco di perfidia, informa Chris di essere un cattivo mentitore. Magnifico, sei un cattivo mentitore, abbiamo bisogno di pessimi bugiardi. Tammy aggiunge che le domande verteranno su Shanann e non sulle bimbe. Il test, quello vero, comincia subito dopo con la domanda: hai causato fisicamente la scomparsa di tua moglie? No. Hai mentito circa l'ultima volta che hai visto Shanann? Eh sì, questa è una domanda importante, perché Chris, nella conversazione che ha preceduto il test, in cui ha ripercorso gli eventi che, a detta sua, sono accaduti dalla mattina del 13 agosto, ha riferito di aver visto per l'ultima volta Shanann a letto, piangente, col mascara che le colava sulle guance. Va da sé che se invece l'avesse uccisa, avrebbe potuto trasportare il corpo in altro luogo. E quindi sarebbe falso dire di averla vista l'ultima volta sdraiata nel letto. La risposta, comunque, è no. Sai dove si trovi Shanann adesso? La risposta è ancora no. Nella sua relazione di servizio, Tammy annoterà che il risultato del test ha fornito un'alta probabilità di menzogna. Chris rimarrà solo per qualche breve minuto nella stanza bianca. E passerà il tempo guardando i video di Celeste Bella dal suo cellulare. Quando Tammy rientrerà, non perderà tempo in convenevoli e lo informerà di non aver passato il test, di aver mentito a tutte e tre le domande cruciali. Coder si accomoda dall'altro lato del tavolo. Come un disco rotto, Chris dirà, pressoché con gli stessi identici termini, di rivolere la sua famiglia a casa, di desiderare ardentemente il loro ritorno. Sai che non torneranno, gli risponde Tammy. Chris, aspetta, fermati. Voglio che tu prenda un respiro profondo. Così gli dice Coder, imitando un investigatore sovrappeso che si è giunto a pochi metri da un'impervia vetta e che recuperi il fiato dilatando al massimo la cassa toracica. Un'immagine che fa ridere, ma non in quel contesto. Chris comincerà a fare qualche timida ammissione, partendo dalla più innocua. Sì, ho mentito a mia moglie. Ho una relazione extraconiugale, lei lo sospettava. Non sono andato a vedere la partita di football, ero con una donna. Ecco, per quale motivo Shanann, che si trovava in Arizona per un meeting della sua maledetta azienda di marketing, si dirà timorosa che il marito avesse una relazione? Perché ella gestiva tutte le finanze di casa Watts attraverso un'applicazione del cellulare. E dall'Arizona si era resa conto in tempo reale che Chris quella sera aveva speso 68 dollari in un modesto ristorante. Una cifra indubbiamente troppo elevata per un panino e una birra. Da qui il sospetto che fosse in compagnia e non di un amico. Chris si rifiuta di fare il nome di Nicole Kessinger perché non vuole che ella abbia problemi, non sapendo che la Kessinger stessa aveva dato notizia di sé fin dal giorno prima e si era fatta interrogare dai detective. Una volta appreso della scomparsa della famiglia di Chris. Nicole risulterà del tutto estranea ai fatti, non sarà mai indagata, a dispetto di tutte le elucubrazioni partorite dalla pletora di disadattati mai sazi di colpevoli. C'è chi la vuole mandante dell'omicidio, chi la vuole complice nell'esecuzione materiale del delitto. Falso. Nicole beneficerà di un programma di protezione personale della durata di 2 anni,
concepito per lei dall'FBI, vista l'incredibile esposizione mediatica del caso sin dalle prime ore della scomparsa. E così Coder informa Chris che sanno già tutto della Kessinger e che qui non si tratta di riprovazione morale, ma di sapere dove siano finite quelle tre persone. Scommetto che tua moglie poteva fare tutto quello che voleva, tu invece dovevi sempre attendere la sua approvazione per qualsiasi cosa. Era un po' troppo invadente, voleva avere tutto sotto controllo. Chris risponde reiterando il suo desiderio di riavere moglie e bimbe. Si nota come la sua capacità di risposta si faccia sempre meno articolata, riducendosi a un cliché, già ben evidente dall'intervista resa ai giornalisti dal portico di casa, 2 giorni prima. La cosa strana, di cui non mi capacito, è che in tutte queste ore davanti a noi tu non abbia versato nemmeno una lacrima, gli dice Tammy. Lui risponde che il fatto di non piangere non significa che lui non le rivoglia a casa e che non le ami, e subito dopo, con grande stupore di Tammy, mimerà un singhiozzo. Se non sistemiamo questa cosa ne soffrirai per tutta la vita. A volte uno può essere spinto a fare qualcosa di cui si pentirà. Sappiamo che è accaduto qualcosa in quella casa. La mia preoccupazione è che tu oppure Shanahan abbiate fatto del male alle piccole. Ci puoi dire dove sbagliamo? Non ti facciamo le domande giuste? Dici dove sono, così non le lasceremo in un campo da qualche parte. Non ti lasceremo solo. Continueremo a parlare con te, non importa quanto grave sia quello che ci dirai. Una volta ritrovate, continueremo lo stesso a parlare con te, non ti preoccupare. C'è qualcosa da chiarire riguardo al ruolo di Shanahan? Forse Shanahan non voleva vivere con Sissi, che aveva problemi di asma? Ho lavorato ad un caso in cui una madre ha soffocato le figlie, perché non voleva che il marito gliele portasse via. Intendeva in qualche maniera proteggerle, gli dice Tammy. E come avrebbe potuto proteggerle? Chiede interessato Chris. Proteggerle da una vita senza di lei, spiega Tammy. Chris, che cosa ha fatto Shanahan alle piccole? A questa domanda a bruciapelo, Chris immediatamente risponderà di voler parlare col padre, Ronnie, che attendeva proprio lì al distretto e che a sua volta aveva subito un interrogatorio. Ronnie indossa una t-shirt con scritto Papà Ronnie. Intanto, fuori, nel pomeriggio, il cadavere di Shanahan viene ritrovato. Chissà se anche Papà Ronnie, da 3 giorni a questa parte, si chiede se a volte le cose non sono come sembrano. In questi ultimi 3 giorni, forse, se lo chiede più che mai. Quel figlio piuttosto solitario, ottimo studente, senza relazioni significative prima di Shanahan, concentrato nello studio, in ottimi rapporti con la madre e con la sorella, che uscì dal nido familiare a 18 anni per studiare. Appassionato di motori, sempre collaborativo al lavoro. Collaborativo, sì. Anche quando si tratta di raggiungere siti molto lontani dal complesso principale dell'Anadarko, come il cosiddetto Cervi 319. Collaborativo. D'altro canto, negli interrogatori si è spesso definito come una persona che esiste per aiutare gli altri. Shanahan stessa lo descrive così nei suoi innumerevoli post su Facebook. Anzi, ciò che la impressionò all'inizio della loro storia fu che si mostrò estremamente solerte nell'aiutarla a risolvere i suoi problemi di salute. Shanahan soffriva di lupus, una malattia autoimmune, frequenti emicranie, fibromialgia. Alcuni amici sosterranno che si trattava di malattie in gran parte inventate, citando un fatto tristemente noto agli ipocondriaci. Quando in TV passava la pubblicità di un integratore contro qualche malessere, ella affermava di avere proprio quel malessere. Collaborativo e riservato, così lo descrivono proprio tutti. Quando Chris e Shanahan si sposarono, Ronnie e la moglie Cindy non andarono al matrimonio del loro figliolo. Per quale motivo? Non certo per un qualsiasi motivo che possa interessare una corte penale. Ed Dieter? Dieter, il cane di casa Watts, il bassotto tedesco, come gentilmente ci è stato precisato in un commento,
si trova ora presso la casa di alcuni amici che lo accudiscono, ma di lui parleremo ancora più tardi. Non credo si domandi se le cose a volte non sono come sembrano, ma di sicuro patisce la mancanza della sua famiglia. Chris, non vorrei che la presenza di tuo padre ti distraesse dall'assumerti le tue responsabilità. Credo tu sia un uomo che ha bisogno di assumersi le sue responsabilità, dice Coder. Voglio solo vederlo, dirgli che gli voglio bene e che stia dalla mia parte. Ok, ti sarà più facile dire a lui le cose come stanno. Ronnie viene fatto entrare nella stanza bianca e la prima cosa che farà sarà accarezzare le spalle del figliolo, la seconda sedersi accanto a lui, in un modo che mi ha colpito molto. Siede quasi accasciato, curvato non solo dagli anni, ma dal peso di quei giorni. Parla piano Ronnie e Chris gli dice che non lo lasceranno andare. Hanno scoperto che ha un amante. Mi vuoi raccontare cos'è successo? È successo che dopo la discussione in camera da letto sono sceso dal piano terra e non voglio proteggerla. Non so che altro dire. Che cosa è successo, Chris? Shanann ha fatto del male alle bimbe e io sono impazzito e ho fatto del male a lei. Che cosa ha fatto Shanann? Le ha soffocate. Che cosa ha fatto? Le ha strangolate. Strangolate o soffocate? Non lo so, ero al piano di sotto, non ho sentito nulla. Sono tornato di sopra per continuare la discussione sulla separazione e non so che altro dire. Ho fatto a lei quello che lei ha fatto alle bimbe. Quelle erano le mie bambine. Shanann ha dato di matto quella mattina, proprio mentre stavi per andare al lavoro? Sono andato di sopra e ho visto Shanann a cavalcioni su Sisi. Le ha uccise. Erano blu in volto. Mio Dio. E tu hai strangolato Shanann. Sì, ero fuori di me dalla rabbia, pura rabbia. Papà, non vedrò più la luce del sole. Coder le sa tutte queste cose? Non ancora, volevo prima dirle a te. Qualsiasi cosa succeda, io ti vorrò sempre bene. Ok, dobbiamo trovare un buon avvocato e vedere cosa diamine potrà fare. È a questo punto che Coder e Tammy rientrano nella stanza. Tammy, con incredibile finezza psicologica, imiterà lo stesso gesto di conforto fatto dal padre, accarezzandogli le spalle, e si siederà accanto a lui. «Vuoi dire anche a noi quello che hai detto a tuo padre?» chiederà Tammy, proprio come un'amorevole mammina. Chris, quindi, sciolto in singhiozzi, con la testa tra le mani, riferirà che quel lunedì mattina, quell'infausto 13 agosto, ebbe una discussione con Shanann circa la separazione, ma non ebbe animo di dirle che aveva un amante. Tuttavia, Shanann, in cuor suo lo sapeva, anche per via del fatto dei $68 spesi in quel ristorante. Scese poi da basso, caricò il pick-up con gli attrezzi da lavoro e tornò di sopra per continuare la discussione. Shanann non si trovava nella camera matrimoniale, ma nella camera delle bimbe ed era a cavalcioni di Sisi. Quindi prese Shanann, la strangolò e la riportò in camera da letto. Le mie figlie erano blu ed erano morte. Quelle erano le mie figlie. Poi prese un lenzuolo e coprì il corpo di Shanann. Non poteva credere a quello che aveva fatto, tremava, e però lei aveva ucciso le sue due figliolette. Cervi 319. Un sito petrolifero dell'Anadarko, il primo in cui Chris si è recato quella mattina. Un sito piuttosto lontano, cui erano stati assegnati lui ed un collega. Si trattava di fare una piccola cosa, un test di pressione, per cui Chris, il giorno prima della scomparsa, domenica 12 agosto, si era offerto di andarci lui solo e il collega aveva ovviamente apprezzato. Collaborativo, come sempre. Mentre Chris parla, i droni hanno già sorvolato l'area e individuato una macchia bianca, un lenzuolo. Quando gli agenti si avvicineranno a quel lenzuolo, scopriranno che è il lenzuolo che mancava nella camera matrimoniale. Sotto il lenzuolo, terra smossa di recente.
sotto quella terra, ad una profondità di una trentina di centimetri, il corpo di Shanahan in posizione prona, a faccia in giù, con il feto parzialmente espulso. Chris, dove sono le bambine? Sono tutte e due a Cervi 319? Sì, non pensate male di me. E allora, dacci la possibilità di metterle al caldo. C'è una fotografia che ritrae una bambola sdraiata su un divano nero, interamente coperta da un lenzuolo bianco con l'eccezione dei piedi. L'ha pubblicata Shanahan sul suo profilo Facebook commentando: non so cosa pensare. Seguono due emoticon di risata fino alle lacrime. Ronnie se ne ricorda. Lo dice a codere Tammy commentando: forse potrebbe essere stato pianificato. Ronnie dice che Shanahan ha scritto su Facebook che Bella ha coperto la bambola, ma aggiunge che le bambine non coprono il volto a una bambola. Quel che pensa Ronnie può essere vero e falso ad un tempo, perché una bambina potrebbe benissimo esplicitare in questo modo un momento di stress e infelicità. Coder chiede a Chris se si ricordi di quella foto, e lui risponde che Shanahan si divertì molto guardandola, ma non rammenta altro. Subito poi si rivolge a Coder e Tammy Lee scusandosi per aver mentito. «È importante per noi sapere dove hai messo le bambine», dice Coder, e Chris: «Non sapevo che altro fare. Mia moglie aveva ucciso le bambine ed io avevo ucciso lei. Tutto ciò che ho fatto da quel momento in avanti è stato fottutamente orribile, disumano». Quando Coder e Tammy usciranno per un poco dalla stanza, dopo essersi fatti promettere di localizzare i corpi su una mappa del sito Cervi 319, Chris resterà solo e disperato a colloquio col padre. «Il problema è che non so nemmeno se la polizia mi crederà». Il padre lo conforta. «So benissimo che tu non avresti mai potuto far del male alle piccole, sono la tua vita». Chris dice a suo padre che mamma Cindy aveva sempre detto che Shanahan era mentalmente instabile, ma che lui mai e poi mai l'avrebbe pensata capace di una cosa simile. «Perché è successo a me? Perché è successo alle mie piccole?» «Non ti colpevolizzare, lo chiameranno probabilmente delitto passionale o qualcosa del genere». «Non lo so, il punto è che io ho nascosto tutto, non ho chiamato la polizia subito dopo». «Che cosa ha detto Shanahan dopo che le hai parlato?» «Mi ha detto: fottiti, fottiti e ancora fottiti». «Sono sepolte?» «Shanahan lo è. E le bambine?» «È quello di cui mi vergogno, è così orribile, sono nelle cisterne, mio Dio, perdonami per tutto». «Tu non sai quanto instabile fosse Shanahan». «Ah, tua madre mi ha sempre detto che era instabile, narcisista e bipolare». Coder e Tammy rientrano con un'ampia immagine del sito Cervi 319 presa dal drone quel pomeriggio stesso. Chris indicherà il luogo di sepoltura di Shanahan. Bella e Celeste, invece, si trovano l'una in una cisterna e l'altra in quella accanto, entrambe affondate in una mistura di petrolio grezzo e acqua. Le cisterne sono alte circa 6 metri e sulla sommità hanno un'apertura di circa 20 cm di diametro. Secondo te, è possibile che troveremo impronte digitali diverse da quelle di Shanahan sul corpo delle piccole? Chiede Coder. No. È difficile credere che una madre abbia fatto questo alle sue figlie, lo so. Magari lei ha strangolato Sissi e tu hai strangolato Bella. No, no, mio Dio, no. Pensi che troveremo le tue impronte sul corpo delle bimbe? No. Perché non hai pensato di chiamare un'ambulanza? Erano blu, non davano segni di vita. Io, come padre, anche se trovassi mio figlio decapitato, chiamerei un'ambulanza. Sai, detesterei di dover parlare di Shanahan in questi termini se non fosse responsabile dell'assassinio delle bimbe, gli dice Tammy. Penso che siamo molto vicini alla verità, ma non abbiamo scoperto ancora tutta la verità, dice Coder. Io non ho fatto del male alle bambine.
Magari Shanahan ha visto te strangolare Sisi. Dio mio, no. Noi crediamo che tu abbia ucciso le bambine prima che Shanahan rientrasse in casa. No, non sono un mostro e non le ho uccise io. Sarebbe veramente orribile mentire sul conto di Shanahan, Celeste e Bella, che non possono difendersi, non trovi, gli dice Tammy. Comunque, come hai fatto a metterle nelle cisterne? Attraverso un'apertura sopra la cisterna. C'è qualche possibilità che fossero vive quando sono state gettate nelle cisterne? No, nessuna, no, no. Pensi che il medico legale potrà trovare segni di rianimazione sui loro corpi? No, conosco la tecnica di rianimazione, ma non saprei nemmeno quanta forza applicare su un corpo da bambina. Va bene, grazie per aver parlato con noi. Hai fame? Sì, grazie. Prima mi sono sentito male mangiando il vostro cibo. Vorrei una fetta di pizza. Coder porterà una fetta di pizza e una bottiglietta d'acqua. Ancora una cosa, per quale motivo le hai buttate una dentro una cisterna e l'altra in quella accanto? Non lo so. Le hai infilate là dentro iniziando dai piedi o dalla testa? Dai piedi. Hai dovuto manipolare il loro corpo per farle scivolare giù? No. Va bene. Ora andremo a cercare i tuoi cari. Ronnie farà ritorno nella stanza per salutarlo. Si dirà sicuro che Chris, suo figlio, non avrebbe mai potuto far del male alle proprie piccole, anche se là fuori gli agenti dicono che ha cambiato versione più volte. Poi lo abbraccerà. Chiederà a Tammy se suo figlio non possa essere messo in una stanza più confortevole e Tammy risponderà che quella in cui si trova ora è di gran lunga la stanza più confortevole con cui d'ora innanzi avrà a che fare. Chris chiederà ancora pizza, non importa come farcita. Sono le ore 20 e 28 del 15 agosto 2018 e Chris non è più una semplice persona informata dei fatti. È reo confesso per l'omicidio della moglie, indagato per l'omicidio delle figlie e perciò posto in stato di arresto. Il giorno dopo, nel pomeriggio del 16 agosto, verranno svuotate le cisterne e recuperati i corpi delle due bimbe. A volte le cose non sono come sembrano, ma non è davvero questo il caso. Chris verrà messo in catene, letteralmente, e tradotto in carcere in attesa di giudizio. C'è ancora una cosa da dire. Ve la ricordate la fotografia della bambola completamente coperta da un lenzuolo tranne i piedi? Quella che aveva fatto temere a Ronnie che Shanahan avesse premeditato l'assassinio delle figlie? Ebbene, non fu una foto presa da Shanahan, ma da Chris, che la inviò il 9 agosto e che lei condivise su Facebook. Chris deliberatamente intese pregustare gli effetti del suo piano mortifero, inviando questa immagine che, qualche giorno dopo, suonerà come un atroce gesto di disprezzo. Immaginatelo cupamente divertito, sapendo che la moglie in nessun modo potrà comprendere il significato di quella foto, pur avendo davanti agli occhi quel che tra 4 giorni succederà a lei e non alla bambola. E se invece non fosse stato Chris a comporre la foto in quel modo? Allora l'avrebbero fatto necessariamente Celeste o Bella, e quindi la loro mente infantile, infinitamente più sensibile di quella adulta, avrebbe intuito quel che stava per succedere loro. C'è un'ultima ipotesi, certo, un semplice caso. Abbiamo detto tutto? No, abbiamo detto l'essenziale, l'incontrovertibile. L'incredibile copertura mediatica di questo caso ci ha permesso di ritrovare le fonti originali fornite sia dall'FBI che dal Frederick Police Department di Denver, Colorado. Rimangono alcune curiosità che ci fa piacere raccontarvi, ma prima finiamo per bene il racconto. Chris Watts sarà imputato di 3 omicidi di primo grado, i nostri omicidi volontari, in questo caso con l'aggravante della premeditazione per tutti e tre, interruzione illegale di gravidanza e manomissione di cadavere. Manomissione di cadavere è un reato che si precisa quando si compiono atti idonei a manifestare oltraggio e disprezzo nei confronti di un cadavere. Chris Watts riceverà una pena così composta: 3 ergastoli senza possibilità di liberazione anticipata, 48 anni per interruzione illegale di gravidanza,
e 12 anni per ciascuno dei cadaveri manomessi. Nel nostro ordinamento si sarebbe anche configurato il reato di occultamento di cadavere. Combinare tre ergastoli è illogico, ma adempie alla necessità del riconoscimento da parte dello Stato della gravità di ogni singolo atto, ciò che può essere di qualche dubbio conforto per le parti lese. Le dichiarazioni dei parenti di Shanahan, padre, madre e fratello, sono immaginabili, del pari quelle dei genitori di Chris Watts, piene di maledizioni da una parte e di perdono dall'altra. Al di là delle parole, però, di circostanza, su impulso della madre di Shanahan, Sandra Rydzek, si arriverà ad un accordo tra l'accusa e la difesa, che consentirà a Chris Watts, previa dichiarazione di colpevolezza per tutti i reati ascrittigli, di evitare la pena di morte, prevista nello stato di Colorado. La pubblica accusa accetterà di non richiedere la pena di morte, che sarebbe stata disposta senza alcun dubbio se non ci fosse stato l'istinto pietoso di una donna, forse nauseata da tanta morte da non volerne vedere un'altra. Mi ha colpito molto Sandra Rydzek, una donna in grado di non soccombere ad una più che giustificata e socialmente riconosciuta ferocia, ad un gelido ed inscalfibile odio. Chris, con la testa incassata tra le spalle, la mandibola protesa e il corpo visibilmente tremante, ascolterà l'epilogo della sua storia, nel suo nuovo vestito arancione. Non si saprà mai dove Chris abbia ucciso le bimbe. Gli inquirenti si sono convinti che le abbia strangolate in casa, ipotesi mai provata oltre ogni ragionevole dubbio. Mentre Chris, in una intervista successiva alla condanna, riferirà a Coder, Tammy Lee e Baumhofer che le bimbe uscirono vive dalla casa e furono soffocate una volta giunte presso le cisterne. La prima fu Celeste, soffocata e poi buttata nella cisterna. La seconda Bella, che prima di morire chiese al padre: «Farai anche a me quello che hai fatto a Sisi?» Alla risposta affermativa dell'affettuoso papà, soffocherà pronunciando le sue ultime parole: «No, papà», e si lacererà il frenulo della lingua cercando di respirare nonostante la costrizione. Gli avvocati della difesa non chiederanno mai nessuna perizia psichiatrica, su richiesta dello stesso Chris Watts, desideroso di concludere il più presto possibile il procedimento. Eppure, è nel dominio della psicologia del profondo e non della logica che si può tentare di rintracciare un movente. La pubblica accusa si chiederà durante la requisitoria: perché non ha divorziato se voleva iniziare una nuova vita? Se lo chiederà con forza, la forza di chi non riesce proprio a comprendere. Spiace molto a chi scrive non aver potuto leggere relazioni psichiatriche su Watts, perché semplicemente non ce ne sono state. Statisticamente, il familicidio si conclude con il suicidio del colpevole. Watts, richiesto di ciò in fase post-processuale, sarà forse più onesto che mai rispondendo: «Sì, ho pensato al suicidio, ma non troppo». Di questi tempi va molto di moda parlare di narcisismo e psicopatia, termini diventati ormai d'uso comune soprattutto tra il pubblico femminile. In questo caso, come in tanti altri, infatti, ci sono psicologi e psicoterapeuti che forniscono diagnosi a distanza, diagnosi basate sulle espressioni del volto, diagnosi sempre e comunque ex post, diagnosi su diagnosi, un modo appena più raffinato di espellere il mostro dal consesso non tanto sociale, ma psichico, insieme a quello, vero ma grossolano, di identificare il colpevole come puro male. Scavando nella vita, per così dire fattuale, obiettiva, di Chris Watts, non si rinviene alcun segno predittivo, non abuso di sostanze stupefacenti, non atti di violenza, nessuna condotta antisociale, nessuna patologia mentale riconosciuta, nemmeno una semplice depressione. Piuttosto, una certa mansuetudine generale che potrebbe dar luogo a considerazioni che non vogliamo fare. Allora, prendiamo per buono il termine narcisismo e cerchiamo di capire cosa esso realmente sia attraverso la lettura di questi quattro libri, che consiglio sempre e volentieri. Narcisismo di Alexander Lowen Feltrinelli, Narcisismo e analisi del sé di Karl-Heinz Kohut, Bollati Boringhieri, Sindromi marginali e narcisismo patologico di Otto Kernberg, Bollati Boringhieri, Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé,
di Alice Miller, Bollati Boringhieri. Ora che conosciamo un po' meglio Chris Watts, ci divertirà molto di più sapere che egli nel 2012 tenne una breve lezione a quattro gatti, con tanto di PowerPoint, su come risolvere al meglio le difficoltà relazionali. A chi mastica l'inglese, provvederò il link su richiesta, è molto spassoso. Ripugnante è invece che i genitori di Chris abbiano, insieme con quelli di Shanann, richiesto di incassare l'assicurazione sulla vita in capo alle nipoti. In merito deciderà la corte in sede civile. Il detective Dave Baumhower, il primo ufficiale a giungere sul posto, è rimasto profondamente segnato da questo caso, fino a soffrire di insonnia, stress post-traumatico, fino a non poter più guardare ad una bambina senza ricordare come erano ridotti i corpi di quelle bimbe una volta estratti dalle cisterne. Abbandonerà il suo lavoro. E Dieter? Dieter si è trasferito in North Carolina, a casa del fratello di Shanann. Ha qualche piccolo problema relazionale con la chihuahua con cui divide lo spazio, ma pare che non se la passi poi così male. E con questo abbiamo finito. Fateci sapere le vostre impressioni nei commenti, insieme a dubbi o domande a cui risponderemo volentieri nei limiti delle nostre capacità. Colgo l'occasione per ringraziarvi dell'ascolto e vi porgo un saluto cordiale.